Qualche anno fa mio padre mi ha chiesto: ma tu esattamente cosa fai? Allora facevo il giornalista, ero professionista e laureato. E gli dissi: faccio il giornalista. Sì, ma esattamente come campi? Ecco, questa domanda molto probabilmente tanti giornalisti se la sentono fare ancora adesso da tanti genitori. Troviamo dei modi per rinnovarci. Uno di questi, e questo è l'argomento del primo video, è il mobile journalism. Voglio cominciare da una cosa molto semplice, spiegare che cos'è il mobile journalism. Il mobile journalism è quel tipo di giornalismo, quel tipo di filosofia produttiva dei giornalisti e in generale dei videomaker, dei multimedia content producer, che si affida solo e soltanto alle device mobili e lo fa con un nuovo linguaggio, con degli strumenti di qualità e con dei risultati che sono a dir poco eccezionali per come possono essere presentati, come possono essere vissuti e dati al pubblico che dallo scorso ottobre, lo dicono i numeri, ha cominciato a vedere e a godere delle cose su internet molto più dal mobile che dal PC fisso. Che cos'è il mobile journalism? È una filosofia produttiva che va al di là di una semplice applicazione per fare delle buone foto o dei buoni video o per fare del buon editing o del montaggio. È un mindset, un modo di vedere la professione, un modo di interpretarla, un modo di farla e di svilupparla che associa velocità, tecnica, innovazione e anche nuovi tipi di linguaggi. Perché mobile journalism? Perché è una filosofia molto semplice che associa innovazione, velocità, tecnica, nuovi linguaggi a minori costi per chi compra il nostro materiale, per chi compra i nostri prodotti, per chi acquista le nostre notizie. Il mio mobile journalism sarà orientato solo ed esclusivamente a chi esercita la professione del giornalista o a chi intende diventare un videomaker o a chi intende sviluppare per qualsiasi motivo, blogging, passione personale e quant'altro, una tecnica e una professionalità legata alla possibilità di fare dei video, dei contenuti multimediali, anche audio, anche fotografici, anche storie sui vari social network, anche dei Facebook Live multicamera per qualsiasi tipo di uso, anche professionale. Quindi sarà dal lato di chi usa questo linguaggio per migliorare la propria posizione o la propria professionalità. Alla prossima!